da dei vince il carnevale. Prepariamoci. Lanciato il 1 agosto tramite i social, è uscito il primo teaser del nuovo film dedicato al Carnevale di Fano. Il progetto, firmato da Andrea Lodovichetti, Luca Caprara e Nicola Nicoletti e targato Lobeca Film, in collaborazione con l'associazione La Locura, ha visto il patrocinio del Comune di Fano e della partecipazione dell'ente carnevalesca e conta il sostegno del Ministero della Cultura e del supporto della Regione Marche. È stato probabilmente il lavoro più complesso di tutta la mia carriera. Al di là dell'aspetto tecnico, che comunque ha richiesto mesi di duro lavoro, di concentrazione e di lavoro, anche a livello emotivo è stata una bella esperienza. Mi piace fare sempre un esempio. Io ho 50 anni quasi e non ero mai salito su un carro. Con l'opportunità di realizzare questo film sul Carnevale di Fano, ovviamente sono salito insieme alle macchine da presa, insieme ai nostri attori sui carri, quindi mi è capitato anche di fare il getto e mi sono letteralmente emozionato. Quindi questa emozione che da fanesi noi sentiamo molto l'abbiamo riportata in maniera molto naturale all'interno del nostro lavoro. Speriamo appunto che come noi ci siamo emozionati riscoprendo delle cose che è vero che ci appartengono, ma che forse non abbiamo mai saputo guardarle con l'occhio giusto, speriamo che tutto questo, magari in minima parte, possa anche passare allo spettatore nel momento in cui da ottobre potrà vedere il nostro film in sala. Un lungo lavoro che ha visto le troupe impegnate nelle riprese dall'inizio dello scorso mese di settembre fino ad aprile. Ora il momento più importante, quello del montaggio delle intere sequenze video. Ci siamo trovati ad affrontare una quantità di materiale importante, ma non è soltanto la quantità la cosa, diciamo, complicata da gestire, ma è la tipologia, perché stiamo cercando di realizzare un racconto che abbia diversi aspetti, e cioè che racconti sia il carnevale di oggi, ma insomma anche grazie alle persone che ci hanno aiutato abbiamo a disposizione una enorme quantità di materiale di repertorio e una parte di fiction. Quindi il racconto si unirà di un linguaggio diverso, complicato, misto, ed la difficoltà è stata soprattutto in questo, nel cercare di unire queste tre tipologie di linguaggi diversi e la gestione generale di tutto il materiale, perché raccontare direi quasi 700 anni di storia in un'ora è una cosa estremamente complicata e soprattutto perché stiamo cercando di dare un taglio personale. Il teaser è solo una piccola anticipazione di quello che lo spettatore vedrà nel grande schermo ad ottobre. Cari allegorici, dolciumi, coriandoli e il dietro le quinte della manifestazione verranno raccontate attraverso due personaggi, il Vulon, la maschera ufficiale dell'evento, interpretato da Simone Diotallevi e dal giovanissimo Edoardo Pignataro. Tra le curiosità, anche la riproduzione di alcune immagini d'epoca del Carnevale fanese. L'idea e il pensiero era sì di fare un lavoro per il territorio, per i fanesi, ma fare un qualcosa che fosse davvero spendibile a livello nazionale, internazionale e che potesse portare il conoscere cos'è questa cosa meravigliosa che è il Carnevale di Fano, non solo dentro il nostro recinto, ma davvero fuori. E quindi dovevamo anche ragionare in quel modo, ragionare su come rendere estremamente spendibile il racconto per pubblici che del Carnevale di Fano non sapevano assolutamente nulla.